Buongiorno a tutti i telespettatori di Class NBC e benvenuti all'approfondimento dedicato al crowdfunding Crowd Italia. Signori, quest'oggi abbiamo una società molto interessante da presentare, in particolar modo si chiama Flower Pharma e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Massimo Fabbri, uno dei cofondatori. Buongiorno Fabbri, mi sente? La sento, buongiorno, piacere. Piacere, e sono Massimo Fabbri. A Paola Santilli di CrowdFundMe, con cui tra poco andremo ad analizzare come sta andando la campagna di Flower Farm. Ma prima torniamo da Fabbri per chiedere chi siete e cosa fate voi di Flower Farm. Prego Fabbri. Assolutamente sì, buongiorno. Allora parto subito. Flower Farm è una piccola e media impresa che produce e commercializza prodotti a base di cannabis, con particolare attenzione verso i prodotti con alto contenuto di CBD. Il CBD è l'acronimo di cannabidiolo, è uno dei principi attivi sui quali si è recentemente focalizzata l'attenzione della comunità scientifica internazionale, che ne attesta diverse proprietà nella cura e nella prevenzione di alcune patologie. Flower Farm è nata nel 2017 con l'apertura di un punto vendita nel centro di Milano, e nel corso di questi 2 anni e mezzo è riuscita a diventare una delle realtà più importanti e leader nel mercato italiano ed europeo. Abbiamo aperto 8 negozi monomarca tra Italia e Spagna e abbiamo una distribuzione con più di 750 rivenditori in tutta Europa. Oltre a questo abbiamo aperto 2 società, 2 siti produttivi. Il primo si chiama Flower Factory SRL nel nord Italia, nella provincia di Varese. È un impianto di 1000 metri quadrati dove produciamo tramite una produzione indoor ed è anche, diciamo, il lab, il centro logistico per le spedizioni in tutta Europa. Chiedo scusa per la voce ma un po' raffreddato. Oltre a Flower Factory SRL abbiamo un altro sito produttivo in Puglia, nella regione Puglia, che si chiama Flower South, dove abbiamo a disposizione 20 ettari dove produciamo tramite delle coltivazioni indoor e greenhouse. La scelta della Puglia non è una scelta assolutamente casuale, ma è legata al fatto che nel 1700 la Puglia era il principale produttore di canapa in Europa per proprietà del terreno, per qualità del clima e dell'acqua. Quindi abbiamo queste 2 società produttive che ci consentono di controllare tutta la filiera, dalla produzione, l'iscatolamento, la commercializzazione dei prodotti. Oltre a queste 2 società abbiamo costituito anche un'altra società che si chiama Flower Farm, scritto PH, mentre la casa mamma si è scritto come si legge, Flower Farm. Questa linea si occupa di produrre prodotti di cosmetica funzionale che vengono distribuiti nel canale farmaceutico. A capo di questo progetto, Flower Farm PH, c'è il dottor Marco Ternelli, che è un divulgatore scientifico della cannabis medica in Italia, uno dei profili più autorevoli e importanti, e titolare di un laboratorio galenico che si chiama Farmagalenica SRL, con la quale noi facciamo ricerca e sviluppo, abbiamo un rapporto di esclusiva e facciamo ricerca e sviluppo per la creazione e la commercializzazione di questi prodotti. Questi prodotti sono, sottolineo questo aspetto che è importante, tra i primi prodotti in Italia ad essere stati inseriti nelle 2 principali banche date farmaceutiche. Quindi diciamo che più o meno questo è chi siamo e cosa facciamo, ecco. Fabri, stavo leggendo che proprio sulla pagina di CrowdFundMe che nei primi 4 mesi del 2020 le vendite hanno raggiunto il fatturato ottenuto nell'intero anno 2019, toccando quota 2,5 milioni di euro. Quindi insomma state già fatturando, startup, ma mica tanto sì. Startup, siete più PMI. Piccola media impresa, infatti ci piace più definirci rispetto alla parola startup. Sì, allora sicuramente il mercato della cannabis, basta guardare i numeri delle aziende americane, canadesi, quotate in borsa e per rendersi conto che è uno dei mercati più forti, più in espansione che ci sono in questo momento. Noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto anche questa cosa, come hai sottolineato giustamente tu, abbiamo raggiunto già solo nei primi mesi, 6 mesi del 2020, lo stesso fatturato che avevamo fatto nel 2019. Diciamo che un periodo storico come quello che stiamo vivendo, legato a una crisi economico-finanziaria dovuta
al Covid-19 prevalentemente, il mercato della cannabis è uno dei pochi che è riuscito a registrare dei incrementi così importanti. La nostra azienda, solo tra aprile e maggio di quest'anno, è riuscita a registrare un incremento del fatturato del quasi 400% rispetto all'anno prima. Questo è uno dei motivi che fa. Giustamente, erano tutti chiusi in casa, Fabri. Senta un attimo, casa, Fabri, sì. Abbiamo detto. Senta, parliamo invece della questione legata. No, chiaro, assolutamente. Parliamo invece del pharma, quello mi interessa molto. Com'è il business della canapa legato al pharma? Cosmetica, pharma, insomma. Allora, noi abbiamo una linea di cosmetica funzionale che si chiama CBDACT, che è tra l'altro un marchio registrato in tutta Europa, con la quale stiamo tra l'altro testando i nostri prodotti in 6 centri tra università e ospedali sulla terapia del dolore cronico. Queste indagini, questi test verranno poi pubblicati successivamente su alcune riviste che parlano proprio di cannabis medica. Non a caso abbiamo scelto il dottor Ternelli, che ribadisco è un divulgatore scientifico della cannabis medica, a capo di questo progetto, proprio perché è la persona con più know-how in Italia per quanto riguarda il discorso appunto cannabis terapeutica. Chiarissimo. Allora passiamo a Paola Santilli, perché dobbiamo andare a discutere della questione legata alla campagna che mi pare, se non sbaglio, Santilli, dovrebbe essere proprio appena partita. Prego, Santilli. Sì, buongiorno Emeric, siamo molto contenti di essere tornati su CRAD Italia e soprattutto di averlo fatto appunto con una società così particolare come Flower Farm. Dicevi bene, la campagna è appena partita, devo dire che abbiamo comunque già riscontrato un forte interesse da parte degli investitori, raccogliendo tra ordinato e confermato circa 23.000 euro. Il chip minimo di investimento è di 500 euro, mentre per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, il primo è di 300.000 euro, mentre quello più ampio, più grande, sicuramente più sfidante, di 1.200.000 euro. Ci sono ancora 51 giorni chiaramente per investire. La particolarità di questa società, come prima ricordava Massimo, secondo me sta proprio nella copertura dell'intera filiera produttiva, che va appunto dalla coltivazione, assolutamente, ci tengo a sottolinearlo, in maniera legale e trasparente, fino alla trasformazione del prodotto e chiaramente poi la distribuzione e la commercializzazione. Questo ha fatto sì che la società nel giro di 3 anni crescesse in maniera molto rapida e veloce, e poi ovviamente anche il settore di competenza, un settore dalle grandi potenzialità. Un'analisi di Markets and Markets stima infatti che il settore della cannabis possa continuare a crescere ad un tasso annuale di circa il 31%, quindi sicuramente interessante. Un altro aspetto con il quale voglio concludere, che appunto prima citava anche Massimo, riguarda la coltivazione. Le coltivazioni sono esclusivamente made in Italy, un sito produttivo in Puglia e l'altro invece in provincia di Varese, e credo che la combinazione dei due permetta alla società stessa in primis di assicurarsi una qualità, uno standard appunto di eccellenza, e d'altra parte soprattutto la continuità produttiva, quindi continuare a poter distribuire sia in Italia che all'estero con focus in Europa nei 12 mesi. Va bene, allora grazie mille a Santilli. Vorrei tornare un attimino da Fabri, perché grazie tante Santilli. Fabri, noi abbiamo seguito, ci è capitato di seguire per le questioni finanziarie, la società canadese, ora mi sfugge il nome, che è attiva nella canapa. Avevamo notato che c'era stato un forte incremento appena partita, poi però c'era stata molta volatilità in termini di andamento azionario. Quali sono le prospettive che avete voi per il mercato? Ma è andata un po' via la comunicazione, però penso di aver interpretato comunque in maniera corretta la domanda. Allora,
anche noi stiamo parlando da diverso tempo con due dei principali, dei tre principali gruppi canadesi. L'obiettivo di questa campagna è quella di raccogliere i fondi necessari, abbiamo scelto di farlo con la piattaforma CrowdFundMe, per poter portare l'azienda a un obiettivo di un fatturato di 20 milioni entro il 2022, con una capacità produttiva di 20 tonnellate e un EBITDA di circa il 30%. Ad oggi la nostra capacità produttiva è di 10 tonnellate all'anno. Riteniamo che questi numeri possano essere funzionali per poter un domani approcciare a quello che è il mercato della borsa americana e canadese, che accetta quotazioni di questo tipo di settore, o addirittura ipotizzare di poter vendere il pacchetto completo. Già oggi abbiamo costanti contatti con due delle tre più grosse realtà canadesi quotate in borsa. E sarebbe magari anche un modo per una way out per tutti quelli che entrano all'interno della vostra società attraverso questa campagna. Esatto, sarebbe, esatto, assolutamente sì. Va bene Fabri, siamo in chiusura, io vi auguro a lei e ai cofondatori il massimo della fortuna, insomma, per il vostro business, ma tanto penso che avremo modo di risentirci. Grazie mille Fabri, alla prossima. Grazie mille a voi per l'attenzione e la disponibilità. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato al crowd, grazie a tutti per l'attenzione e rimanete su Class NBC.